Cosa sta combinando la famiglia di Francesco Totti nell'ultimo periodo? L'estate a Sabaudia ha riservato delle sorprese che probabilmente non ti aspettavi. L'aria salmastra di Sabaudia è stata lo sfondo di una stagione estiva intensa per Francesco Totti e Noemi Bocchi, ma a toccare il cuore dei fan sono stati soprattutto i momenti condivisi con Isabel e Sofia, le figlie dell'ex capitano della Roma. Immagini e video hanno mostrato le due piccole in allegria sulla spiaggia, rivelando legami sempre più forti all'interno di questo nucleo familiare. Uno scatto particolare è diventato virale. Sofia che traccia un cuore sulla sabbia. Un gesto semplice ma carico d'amore, un chiaro simbolo che la vicinanza fra le sorelle è qualcosa di vero e tangibile. L'unione fa la forza nella famiglia Totti. Difficile gestire un clan numeroso come quello di Totti, ma sembra che lui e la sua compagna Noemi ci stiano riuscendo egregiamente. Ci sono voci di corridoio che parlano di una grande novità all'orizzonte. Non si sa bene di cosa si tratti, ma qualcuno sussurra l'ipotesi di un nuovo arrivo. Prudenza, però, non è raro che i gossip si rivelino infondati. Pochi dicono qualcosa sugli altri figli, Chanel e Christian il primo lontano dai riflettori e l'altro più spesso insieme al papà. I rapporti di Chanel con la famiglia? Chiacchiere da tifoseria, perché ogni famiglia ha i suoi ritmi e le sue storie. L'equilibrio in famiglia non è mai statico. Andando dritti al sodo, gli Totti sono come tutte le famiglie. Tra gioie e sfide, tutto cambia e si evolve. I bambini sembrano sintonizzati l'uno con l'altro, mentre le dinamiche con i più grandi sembrano più complicate. L'eventuale arrivo di un nuovo pargolo potrebbe mescolare ulteriormente le carte. L'importante è verificare sempre ciò che si sente dire e rispettare la privacy altrui. La bellezza di una famiglia è sempre piuttosto particolare. La storia tra Francesco, Noemi e i loro figli ci fa pensare a come amore e comunicazione siano centrali in qualsiasi rapporto. È curioso vedere le dinamiche tra le diverse generazioni, come si supportano e si influenzano a vicenda. Che dite, siamo soltanto di fronte a dicerie o un nuovo bebè in famiglia potrebbe davvero essere la ciliegina sulla torta per gli Totti? La famiglia è il porto sicuro in cui ogni individuo dovrebbe trovare rifugio, affermava Seneca, ed è proprio in questo spirito che si può interpretare la dolce scena di vita quotidiana raccontata da Francesco Totti e Noemi Bocchi. La complicità tra Isabel e Sofia, immortalata in un tramonto sulla spiaggia di Sabaudia, è il simbolo di un legame che va oltre i vincoli di sangue, unendo i figli di relazioni diverse in un affetto genuino e profondo. Questo scenario familiare, costruito con pazienza e amore, sfida le convenzioni e dimostra che l'armonia può essere raggiunta anche nelle situazioni più complesse, dove il rispetto e l'affetto reciproco superano le divergenze. In un mondo dove le famiglie allargate sono sempre più la norma, la storia di Totti e Bocchi offre un esempio di come l'amore possa creare ponti, unendo le persone in un unico, grande nucleo familiare. Tuttavia, la situazione di Chanel solleva riflessioni sulle sfide che queste dinamiche familiari possono presentare, ricordandoci che il cammino verso l'armonia richiede tempo, comprensione e, soprattutto, il contributo di tutti i membri della famiglia.